Sono trascorsi 40 anni da quella drammatica estate del 1976. Una nube tossica esce dal reattore dell'ICMESA, una fabbrica chimica in Brianza. È diossina ed è il primo grande disastro ambientale italiano. Seveso è la città più colpita. Gli animali da cortile muoiono. Sulla pelle dei bambini compaiono i segni della cloracne. Centinaia di famiglie devono abbandonare le loro case. Si ipotizzano danni gravi ai nascituri. Si scatena la propaganda a favore dell'aborto. La comunità cristiana si mobilita per l'informazione e l'aiuto alle famiglie sfollate. Crea centri per i bambini. Sostiene le donne che decidono di portare a compimento la gravidanza. Il racconto di quei giorni è ora in un libro di un giovane storico, Federico Robbe, Seveso 1976, oltre la diossina. Quel poco che sapevo era qualcosa di apocalittico, quindi mi sono reso conto che si è sedimentata una memoria apocalittica della vicenda. Memoria che poi è andata a confrontarsi e a certe volte a scontrarsi con una serie di incontri che ho fatto, per cui andando a parlare con la gente del posto, con tante persone che ho avuto la fortuna di incontrare, e mi sono accorto che non solo c'è anche altro, ma questo altro è anche molto interessante, per cui la storia di un popolo che non si è lasciato rubare la speranza, no? Come ci dice il Papa tante volte.